Leoncino d'oro vero, animato, cose dell'altro, ma lo devono sapere perché magari si ieticano. Anzi, sicuro si ieticano. E poi vedremo tutti voi, vi verrete a sedere qui uno alla volta, noi vi chiamiamo e voi vi appropinquate, vi sedete, vi mettiamo il cappello in testa e vediamo in che casata siete capitati. Ma una cosa vi posso dire, siete 650.000, non sarete tutti in Grifondoro, vi do questa notizia. Quindi... Ok, vediamo a che casata appartiene Miriam.
Mattia. Bravo, veloce, 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 veloce. Più grinta, ragazzi. Ruggeri Camilla! Tata, tata. Veloci, veloci, veloci! Ragà, dovete da correre! Rosso, rosso! Tanto rosso! A destra! Guarini Andrea! Veloce, veloce, velocissimo! Corvo Nero! A destra! Marinucci Fiore, questo l'ho già visto, veloce, veloce, Serpe Verde, a sinistra, Galasso Noemi, Candeloro Andrea, veloci, veloci, Corvo Nero, Porchia Marica, Tasso rosso a destra, Brino Ilenia, Serpe Verde Ilenia, Corvino Alice. Diciamo che il nome un po' decide la sua sorte. Corvo Nero, per forza, per forza. Volpe Angelo, sarà sicuramente tipo volpe arancione. Ok. Doppido Francesco, veloce, 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 bravo. Tasso, tasso. Tasso rosso, a destra. Bozzuto Federica. Velocissimi però, grazie. Serpe Verde, a sinistra. Milici Giuseppe, velocissimi, raga, fate da passare, invece caldo. Grifondoro, ragazzi, voi che state già nelle squadre iniziate a fare un po' di tifo. Class Bay, vediamo un po', vediamo un po'. Corvo Nero a destra, Fei. Di Vincenzo Cristian. Veloce, veloce, dove stai? Veloce come il vento. Tasso rosso a destra. Traino Ainoa. Serpe Verde a destra, a sinistra.
Paganotto Federico! Velocissimo, velocissimo! Corvo nero! Coco Marilina! Veloce, veloce, veloce! Corvo nero! D'Angelo Lorenzo! D'Angelo Lorenzo! Tasto rosso! A destra! Galasso Leonardo! Veloci, veloci, velocissimi! Bravo Leonardo! Tasto rosso anche Leonardo, a destra! Morelli Maria! Velocissimi ad arrivare, ragazzi! Corvo nero, a destra! Moretti Alessandro! Sì, sì! Tasto fisso! Pellegrino Gioele! Grifondoro! Roselli Noemi! Non serve verde, non serve verde. Serve verde! Amoroso Dennis! Grifondoro! Strippano Vittoria! Corvo nero a destra, pavone viola, tasso rosso a destra, Dicillo Emma. Tasto rosso a destra, Giovannelli Sofia. Corvo nero, Nico Salvatore. Corvo nero, Ferretti Melissa. Colavita Federico. Grifondoro, bravi, fate un po' di
Grifondoro! Marino Andrea! Se lo sentiva, già mi guardava. Serpe verde, Marino Andrea! Marino Ciro! Corvo Nero! Morelli Sofia! Morelli Sofia, Morelli Sofia! Cannarsa Jessica! Grifondoro! Bon Giovanni Irene! Quando sono serpe verde si capisce subito, eh! Della Porta Giorgia! Grifondoro! Rossi Alessandro! Corvo Nero! Mennuni Davide! Tasso Rosso Davide! Notar Tommaso Milena! Velocissimi, raga, a venire! Murgolo Luigi! Non so che gli è successo! Malena Gerardo! Corvo Nero, Cristian, puoi venire un attimo? Moccia, vieni un attimo qua, solo, grazie, ci servi un attimo. Zollo Giuseppe! Di Bartolo Alessio! Buongiorno! Serpe verde! Ragionevole! Si è pagata l'accia! Membello Samuel! Asiatico Luca! Corvo Nero, Bon Giovanni, Rebecca! Tasso Rosso! Occhio Nero, Alessandro! Dai che ci siamo quasi! Serpe Verde! Sciocia Nicolò! Veloce, veloce, veloce! Grifondoro! Farella Matteo! Serpe Verde! Continelli Serena! 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 Corvo Nero!
Gryffondoro. Stanisha Samantha. Corvo Nero. Brian Dennis. Talia Carlotta. Dai che ci siamo quasi. Sta un po'. Ci vuole tempo? Sì. Indeciso. È indeciso. Serpe verde. Palumbo Lorenzo. Dai Lore che c'ha le gambe lunghe, forza. Gryffondoro. Ausiello Gabriel. Corvo Nero. Di Bartolo Gianluca. Gryffondoro. Ragazzi, vogliamo un po' di tifo. Caposina Giulia.
sempre verde. Thank you.
Allora, giocherete uno alla volta per squadra, chiaramente. È un gioco per secondo, man mano che giocate, passate ultimi, gli educatori aiutate, soprattutto i piccolini, anche no, soprattutto i grandi, che sono più... E buttare l'acqua nel secchio che... Va bene? Cubirvi, dov'è il boccino? Si sta preparando? Abbiamo un boccino su Mauro, sui pantaloni, sulla maglia, però non lo picchiate perché ci serve per riportare il ferro. Senza fargli del male perché ci serve, non per altro. A fine giornata gli potete anche fare del male. Allora, via! Non li aiutate troppo! Quando vi cade la scopa andatela a recuperare, non correte con la scopa in mano, raga, la scopa la dovete togliere quando arrivate. Parziale per le mollette, il cucina il corvo nero con 16 mollette, al secondo posto serpe verde con 15 mollette, pari merito al terzo posto con 13 mollette, Grifondoro e che manga? E tasto rosso! Andiamo a vedere l'acqua! I never saw this.
secondo posto anche qui è il Corvo Nero. Secondo posto ai Grifondoro. No, aspettate, no, il Gialli, Tasso Rosso. Scusatemi. E terzo posto. Serpe Verde. Scusate, quarto posto Grifondoro. Noi ci facciamo una botta di conti, intanto fatevi un ballo. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy.
un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Ditemi quando possiamo iniziare, ragazzi.
ragazzi a pette strette. Partenza! Via! Genitore che nel frattempo si traveste. Poi voi... Va bene, non andiamo sulla durata.
perché siete troppo belli. Beh, fatemi un balletto che dobbiamo preparare l'altro gioco.
No. Pronti? Partenza? Via! Ciao, grazie per quello che fate. Ma che c'è il partoio?
tocca un tiro, non vedo. Cosa tocchi, lo sai quanto costa un cifro. Adesso e se li porta dietro al paesaggio. Ok, allora i primi Grifondori. I primi che giocano saranno quelli di Grifondore. Gli altri con chi vanno? Chi si porta i genitori? Ok, vanno con Guido a farsi una passeggiata. Io sono Ron. Lei è? Mia. Lei è? Lui è? Harry Potter. Siamo tutti. Siamo entrati di nascosto nella stanza di Silente. Ah. Dove siamo? Brava, quello che lo sai. Stanza di Silente! Silente strano! Maledizione! Non riesco più a muovermi! Neanch'io! Non dovevamo venire di nascosto nella stanza di Silente! A prendere una delle sue ampolle! Tu, sei stato tu il curioso, sei stato tu Harry che volevi venire qua. Perché sei voluto venire qua? Fascino del mistero, ci hai cacciato in questa situazione? Eh? E io non riesco più a muovere le gambe, nessuno di noi riesce più a muovere le gambe. Sono sicura che ci ha colpito l'incantesimo! L'incantesimo blocca le gambe! Per fortuna che c'è Harry che conosce la formula segreta per sbloccarci. Il Voltaren! La formula segreta, mi hai detto che la conoscevi! Abracadabra! Lo sapete! Abracadabra non funziona! Non funziona!
Simsalabim. E manco simsalabim. Harry, hai detto che la sapevi. Ambra, facci cicco co. Niente. Il candesimo non si spezza. Prova con Spitol, Spitol. Tu conosci gli ingredienti? Sì, io conosco gli ingredienti. Gli ingredienti per una pozione magica, per annullare l'incantesimo. Anche Harry li conosce, non fare sempre quella che sai tutto. Harry, digli, fagli vedere che conosci tutti gli ingredienti per la pozione magica. Diamogli il beneficio del dubbio. No, fagli vedere, digli come si fa la pozione. Due ali di? Picciola. Due ali di picciola. Un po' di bava. Di lumaca. Poi? La cacca di unicorno. Quanta cacca di unicorno serve? Un paio di chili. Dove li possiamo prendere? L'unicorno. Poi che altro serve? Cernio, aiutaci, Cernio. No, la bava di lumaca non c'è in questa pozione. È sbagliato. Ecco, non va bene. Che facciamo allora? Cosa serve? Serve, ho preparato io, mentre voi eravate lì a discutere, sono lì, e lì la pozione magica. Ma abbiamo ancora l'incantesimo bloccagante, come ci arriviamo lì, saltellando? Saltiamo, via. Allora aspetta. Via, salta tu per. Non dire parolacce. Assenzio. Abbiamo sbloccato. Perfetto, grazie. Brava. Aspetto, vorrei salutare il pubblico. Vi ringrazio. Il mio tupè me lo porto dietro. Un applauso. Adesso vai a cercare, mandacene un altro. Ci siamo? Ma wow! Lui mi è di rubare, eh? Allora, sì. Come prima, fermo, io sono sempre Ron. Hermione! E lui? Harry Potter. Perfetto. L'ambiente è sempre lo stesso, la stanza di silenzio. Che bello, che se non lo sa lui. Harry, dimmi, perché ci hai portato nella stanza di Silente? Sono venuto a sapere di una cosa strana che è successa nella stanza di Silente. Cioè? Ci sono dei quadri che si muovono. Solo i quadri che si muovono? Hermione, hai fatto cadere l'ampolla! Mi si sono bloccate le gambe! Anche a me! Aiuto, aiuto! Le gambe bloccate! Ci avrà colpito l'incantesimo! Blocca le gambe! È colpa tua, Harry! Perché ci hai portato qui? Per riposarci un po'! E ti pare questo il modo per riposarci? Eh? Io non riesco più a muovermi! Meno male che tu conosci la formula per... la formula per rompere l'incantesimo! Ragazzi, senza la film! L'abbiamo già sentita! Silvan ci ha rovinato! Quella di Harry Potter proprio! Quella eccezionale! Sono ancora con le gambe bloccate! Aspetta che ci penso un attimo, mi devo ricordare la formula! Abracadabra! Abracadabra! Ah, non è! L'ha detta, non si sbloccano le gambe! Le gambe si sbloccano! Prepariamo una pozione, io conosco gli ingredienti! Non fare sempre quella che sa tutto. Anche Harry conosce gli ingredienti per la pozione magica, vero Harry? Bava di lumaca! No, se me lo dici. No, non glielo devi far dire a lei. Un po' di orgoglio. Di cosa serve per la pozione magica. Allora, vediamo un po'. Allora, gambe di ranocchio. Ok. Ristorante cinese. Quello di criceto. Allora, pensavo pure di metterci. Le quantità. Cobra. Quantità? Allora, due gocce di veleno di cobra, poi bisogna aggiungere il pelo di criceto, mescolare per bene,
Dopo un po' aggiungiamo pure le gambette di ranocchio. Harry, non metti male, una fetta di prosciutto, no? Tutte... No, non si sbloccano le gambe così! Anch'io, no! Non ci vogliono le zampe di ranocchio! Ancora le gambe bloccate, non la conosci, non te la ricordi questa formula, mannaggia. Ma non vi ricordate niente, io nel frattempo l'ho già preparata la pozione magica, è lì, sulla sedia di Silente. Ma è vuota! La pozione! Dai, proviamo a bere una goccia di pozione e vediamo cosa succede, vediamo se si sbloccano le gambe. Infatti ho ancora le gambe bloccate, ci dobbiamo arrivare saltando in fondo. Anche rotolando volendo. Saltate, saltate! Harry! Questa è la pozione. Bravo, grazie! Bravo Harry! Passiamo al prossimo! Allora, chi sono io? Donna! Lei chi è? Ron. Really? Tu chi sei? Harry Potter. Bravo. E loro chi sono? Ciao amici! Sono i pa? Il papione. Il babbane. Va bene. Allora, perché ci hai portato qui, Harry? Perché volevo farvi divertire e imparare tante cose nuove. Ma qui dove? Proprio qui, in questa stanza. Sì, perché è l'arca e ci sono tante cose nascoste. Ma tu hai capito la stanza di chi è questa? Ami! La stanza è tutta il serpente. Tu ci hai portato qui, Harry? Quindi è la stanza di Serpe Verde? No! Sì, sì! Di chi è la stanza? Diccelo tu, tu ci hai portato! Ci hai portato qui, scusa, perché ci hai portato qui? Del porcino d'oro! Che silente! Meno male! Allora! Perché ci hai portato qui? Ci si sono bloccate le gambe! Non dovevamo venire qui nascosto nella stanza di Silente a prendere le sue ampolle! Lui l'ha voluta toccare la rotta l'ampolla e adesso siamo qui con le gambe bloccate. Questo è quell'incantesimo, come si chiama? Come si chiama l'incantesimo? L'incantesimo del blocco comune. Se si sono bloccate le gambe? L'incantesimo delle gambe bloccate! Blocca gambe, bravo, qualcosa ti ricordi. Per colpa tua siamo qui. Come facciamo adesso a rompere questo incantesimo? Dai, aiutaci! Io so che lui si ricorda la formula magica per sbloccare l'incantesimo. Sì, però dovete allenarvi anche voi, quindi sforzatevi anche voi! Tu ci hai portato qui e tu risolvi il problema. Allora, formula magica, dai, l'hai detta prima! Abracadabra! Ma no, ma dai! Quindi voglivi boot, blocca di gambe! Dai che lo vuoi anche tu! Non mi si sono sbloccate! A te? No, non è questo, non è questo, dai! Apri in blè, si cutela, sblocca lei! Niente, non si sblocca, che si fa? Niente, non si sblocca! Proviamo a fare una pozione magica! La fai tu? No, Harry? Harry, la pozione magica, che ci dobbiamo mettere nella pozione? Pelo di gatto, corna di topo, corna di topo. Ma che topo ci stanno a casa tua? Corna di topo. E un po' di alloro per addolcire. Ma no, l'alloro no, no, non è quello l'ingrediente giusto. Non va bene, non va bene. No. Neanche il rosmarino, dai basta, adesso risolvo il problema. C'è già una pozione magica pronta, lo sapevo che voi non la ricordavate, basta. Sei sempre la solita secchione, diglielo anche tu. È vero, la solita secchione. Ma questa era facile.
Allora, lì è pronta la pozione, ma abbiamo ancora le gambe bloccate, dobbiamo andarci saltando. Mangiamo giù tutto di colpo e via, speriamo che funzioni. Un applauso! Harry ha detto che c'era troppo basilico dentro. Non va bene. Però ha sbloccato, pozione magica, ok. Grazie, un applauso! Dai, ancora, grazie, brava, grazie. Chi è l'ultimo? Che bene. Ciao! Chi c'è? Dai, veloci! Oddio! Allora, abbiamo qui Harry Potter. Io sono Ron. Hermione! Loro chi sono? Loro chi? Il mio pubblico. Mamma! Babbacione. 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 Allora, perché ci hai portato qui Harry? Io vi ho portato qui per farvi assaggiare gli arrosticini. Mangi gli arrosticini! Ma qui nella stanza di Silente non mangia gli arrosticini, è vegano. Tutti vegani? Ci sono anche gli arrosticini vegani. Come sono fatti? Sono fatti di verdura colta da mia moglie. Non lo sapevo che Silente era abruzzese. Ma infatti noi siamo trapiantati. Apollo. Hai rotto l'ambolla! No! Cosa succede adesso? Ragazzi, sono bloccate le gambe, anche a te sono bloccate le gambe. Le gambe! Come si chiama questo incantesimo che c'è caduto addosso? Incantesimo delle gambe bloccate. Bravo Harry, le conosci tutte. Come facciamo adesso a sbloccarci? Conosci la formula per rompere l'incantesimo? Certo, faccio a me lo dice. Le gambe non ci sono più. Sono ancora bloccate. E l'altra ce l'abbiamo qua. Guarda, ma pidi di B e questa gamba viene qui. Hermione, si sono bloccate, sono sbloccate le gambe. Niente, non si sbloccano, niente proprio. Siamo con una pozione, dai, proviamo. No, la serve la formula. Gli ingredienti giusti per la pozione. Gli ingredienti giusti sono un sorriso e una scorreggia e un piti di poti di pù. Questa pozione te la prendi tu. Anche tu. Ma no! Che cos'è piti di poti di pù? No, non va bene. Dai, io ce l'ho già pronta la pozione. Sì, io studio, non come voi, asinacci. Eccola lì, sulla scrivania di Silente. Allora, gambe bloccate, dobbiamo andare per le... Chi c'è qua? Vicini? Gambe bloccate. Miriam. Ah, se ne andate. Ma qua che ci vuoi dare un po' di spesa? Bravi! Bravo! Un applauso! Potter Grifondoro, applauso!
signore sono stati sempre fieri. Bravi tutti. Allora, un punto a Serpeverde. Allora, due punti a Serpeverde, uno ciascuno. Applauso allo staff che ha organizzato questa cosa bellissima. E poi lo dovete fare a voi stessi perché siete stati bravissimi, avete fatto una competizione bellissima, siete stati tutti bravi, al di là poi di chi ha vinto, quella importante del divertirsi. E speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella. Magari che il secondo giorno finiate un poco prima, perché vedo più stanchi i genitori. Però viva le Olimpiadi Sangiacomesi, ci avete dato tanta voglia di fare. Allora ci vediamo l'anno prossimo, mi raccomando, voi sarete un po' più grandi, noi saremo un po' più vecchi, anche lo staff sarà un po' più vecchio, però sempre con la stessa grinta, ok? Grazie a tutti. E adesso vi danno, con calma, vi daranno la medaglia e i panini. Ok, mangiate il panino, non la medaglia. Come Alessandro che sta tanta pazienza con noi che siamo un po' spiellati e voglio ringraziare anche gli sponsor che ci sostengono e ci permettono ogni volta di comprare del materiale, di assicurarvi una medaglia, una maglietta, un panino e tutto quello che ci va bene. Quindi ringraziamo Pelilli Trasporti, Stile Arredo, Granny Shoes,
Studio fisiologi. Il libro di Roma. Farmacia Pregiati. Bobby's Life Bar. Sud Ricambi. Sì. Biorisonanza. Aspetta un po', saranno un po' di parte questi ragazzini. Ma la mia è d'argento. Comitato Feste, che anche quest'anno ci ha dato un aiuto. Bertucci, che ci ha dato anche quest'anno il salame che è all'interno dei vostri panini. Il ci permette di attaccare la corrente a casa sua. E quest'anno ci ha dato pure il vento perché ce l'hanno scordato. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao belli. I panini. Non so come è andato, però tutti, anche i ragazzi dello staff che ci hanno dato una mano, grazie, grazie, grazie. Chi non ha ricevuto la medaglia? Bimbi? Alle 9 e mezza.